L'età media degli italiani aumenta, ma aumentano anche le patologie croniche. Ecco, come cambiano i bisogni assistenziali e soprattutto le risposte in termini di cure? Beh, i bisogni assistenziali sono legati al fatto che con l'aumentare dell'età esiste anche un problema sociale. L'anziano ha anche una perdita di abilità non solo intellettiva ma funzionale, ha delle problematiche di costanza nelle assunzioni delle terapie, la famosa aderenza, e questo condiziona quello che è il benessere individuale e favorisce, purtroppo determina, delle riacutizzazioni e quindi dei ricoveri ripetuti in ospedale. Chiaramente con l'aumentare dell'età c'è la presenza di polimorbilità, ci sono delle assunzioni spesso con molti farmaci e voglio fare un esempio: in Puglia, per gli ultimi dati del 2015, nella broncopatia cronica, nell'enfisema, solo il 10-11% dei pazienti continua la terapia a un anno. Questo significa che senza terapia, non prevenendo le riacutizzazioni, va incontro a dei ricoveri ripetuti, a un peggioramento delle condizioni. È evidente che quindi aumento dell'età non significa solo stiamo bene, viviamo più a lungo, e questo forse interessa il ministro delle pensioni, ma purtroppo c'è anche un incremento di un costo assistenziale, di una situazione di supporto clinico che di fatto sta diventando sempre più importante, ed è cambiata la medicina, perché un anziano che presenta una riacutizzazione non è il giovane con il problema d'organo, ma è quell'anziano che per una patologia limitata riattiva anche e scompensa tutte le altre patologie di cui è affetto. Questa è un po' la problematica, che richiede chiaramente tutta una nuova formazione, non solo di tipo organizzativo, ma anche di tipo culturale. Ma stiamo per aspettare la definizione del famoso patto della salute, che ci vedrà coordinare ospedali, territorio e anche il sociale in una forma differente, che ci vedrà impegnati, e da questi congressi, quindi la medicina interna in questi problemi. Durante questo congresso si è molto parlato di multimorbilità, spieghiamo di che cosa si tratta. Multimorbilità significa la presenza di più patologie, non solo quelle che hanno una noxa legata per esempio al mondo del lavoro o al tipo di vita, ma multimorbilità intesa come problematiche anche che hanno una predisposizione nello stile di vita. È evidente che quando parliamo degli anziani, tutte quelle nox che sono state negative, legate all'ambiente ma anche a predisposizioni tipo costituzionale e spesso anche genetico, determinano poi il venir fuori di quadri complessi di tipo clinico che richiedono un approccio multiorgano. Quando si parla di polimorbilità si tende a sottolineare che non è l'insieme di tanti specialisti d'organo in cui ognuno segna la propria terapia, ma è la capacità di una sintesi e di un'attenzione a quello che noi chiamiamo il fenotipo del paziente, andando a creare delle terapie accettabili e sostenibili da parte del paziente. Qual è oggi l'approccio della medicina interna verso gli aspetti clinico-gestionali delle patologie croniche? È un ruolo fondamentale, perché finora la cronicità, basti pensare all'ipertensione, al diabete, alla BPCO, sono tutte patologie croniche, ma sono state gestite in maniera singola dallo specialista d'organo, perché non si pensava che queste stesse condizioni cliniche potessero avere meccanismi fisiopatologici comuni. E c'è un altro segno epidemiologico molto evidente, che queste patologie croniche molto spesso coincidono, sono presenti nello stesso paziente. Dopo i 65 anni, 3 o 4 malattie croniche sono presenti nello stesso individuo,
per cui viene meno la gestione del singolo specialista, perché serve un'armonizzazione delle cure che può essere assicurata solo dallo specialista in medicina interna. Tutto questo genera una complessità che non è solo una complessità clinica e biologica, ma una complessità anche biopsicosociale, perché il paziente anziano ha molto spesso limitazioni funzionali, molto spesso vive da solo, e quindi anche gli aspetti sociali e psicologici devono essere valorizzati, cosa che lo specialista in medicina interna fa da tempo. In altri termini, la medicina interna mette al centro del processo di cura l'individuo e non la singola patologia. Possiamo applicare oggi direttamente i risultati della sperimentazione medica a quella che è la realtà attuale? La ricerca clinica è importantissima per avere dei dati scientifici, però prima di applicare direttamente i risultati dei grandi trials ai pazienti bisogna attendere anche i risultati della medicina reale, quindi anche l'evidenza clinica è importante per stabilire effetti positivi e negativi dei farmaci. Una volta che il farmaco è brevettato ed entra in commercio, il bravo clinico deve vedere gli effetti dell'applicazione diretta dei farmaci agli ammalati e in base a quelli farsi un'idea precisa dell'efficacia del farmaco. Qualche volta ci troviamo di fronte a farmaci con effetti migliori rispetto ai trials clinici sperimentali, qualche volta l'efficacia è minore, quindi il tiro va aggiustato.